Ciao a tutti amici, oggi siamo in compagnia con Marco Togni che stiamo andando a mangiare a un ristorante giapponese originale. Da fuori molto bello, però non so, adesso vediamo dentro com'è. Andiamo. Ok, stiamo per decidere il menù, non sappiamo cosa penso. I baci steak. Cosa Marco consiglio? Polo. Marco Polo. Il ramen pepper. I baci steak, prendo un caterpillar roll con le alghe del Mar Morto. Che cosa che prendi? Un sushi. E poi un mochi ice cream. Vediamo una bella sapore. E poi abbiamo un sapore. Eviti un po' di sapore. Sapore di mare. Questo boccione di acqua. Scommetto che in Giappone lo fanno così alto. Lo stai prendendo per il collo, come mai? Alla testa. E poi in Giappone si berrà dalla bottiglietta così? Da ciuccione. Sì. Secondo me no. E la birra la bevono? Beh, se c'è la birra la berranno, no? Ora ti mettiamo qua. Quanto è bello. Allora, alla fine ho preso gli baci steak con scallops, però Marta ha preso il pork katsu. No, ho preso il sushi. Ok, partiamo subito. Ci hanno portato l'insalata con il ginger dressing. Oh, le bacchette si tengono così. Tac, tac. Io vorrei sapere se già questa è una cosa che si fa anche in Giappone o solo qua. Il ginger dressing, ad esempio. Perché qua è un classicone, ogni volta che vai al giapponese ti danno la zuppetta e l'insalata. L'insalata, ovvio, io scusate che in Giappone ti danno un'insalata con l'impossibile, robe strane, alghe, invece qua no, c'è solo insalata con il ginger. Perché sennò ti spaventi troppo. Poi abbiamo la miso soup. È difficile. Poi ci hanno consigliato questo ristorante che è uno dei pochi che c'ha il cuoco giapponese. Ce l'ha consigliato una giapponese? Qua siamo veramente al top. Comunque ci ricordiamo Marco Togni e lui organizza Giappo Tour. Se volete andare in Giappone andate sul sito marcotogni.it, che tra l'altro l'ho riguardato oggi e l'ho rifatto, ho messo le foto. Ah.it? Che lui è un fotografo professionista Canon, ovviamente, perché non si è mai visto un fotografo professionista Nikon. Però vive in Giappone. Vive in Giappone. E adesso sta in Giappone. Perché come dicevo in un mio video, un conto è fare un viaggio negli Stati Uniti, lo possono fare tutti. Un conto è farlo in Giappone, ci vuole uno che sappia, almeno la prima volta, dirti qualcosa. Quello lo consiglio. Andate tutti. Ok, allora è arrivato da mangiare, ci abbiamo questo piatto, abbiamo questo sushi con l'alga e qui abbiamo quel piatto lì. Allora, io ci metterei un po' di nanami togarashi, che secondo me va sempre bene. Un po' di nonagi. Sarà piccante, non lo so. Poi ci metto anche un po' di semi di sesamo che va sempre bene. Allora, questi sono delle capesante, le vengono chiamate scallops. Oh, ci abbiamo un bellissimo sushi caterpillar con le alghette, che le alghe diciamo non sono un grandissimo fan, però le ho prese perché mi pare che sia abbastanza giapponese. Ci mettiamo un po' di wasabi. Allora, secondo voi questo è il wasabi originale? Perché tutto wasabi del mondo
la maggior parte non è fatta con wasabi, perché il wasabi è molto costoso. Ma appunto c'è croccante? Non so wasabi è molto wasabi è molto costoso, però di solito lo fanno tanto. Allora, facciamo... Diciamo che l'alga non è male. Che sushi hai? Ah, c'è sushi al tonno, sushi al salmone, sushi al gamberetto, sushi a non so che cosa, all'anguilla, però è carboncinato un po'. E poi c'è un sushi, non lo so. Questo c'era quello croccante. Croccante, perché vedi, quello è abbrustolito, no? Sì, a rinda, però sì. Poi c'è quelli lì classici. Però sono buoni, molto saporiti. Ah, il wasabi, secondo me non è vero. È troppo... Secondo me quello vero è più granuloso. Questo mi sembra fatto con il... finto. Allora pucciamo bene, bisogna proprio pucciarlo. Io uso l'altra tecnica. La tecnica 1. Prendo la bottiglia. Aia. E butto. Butta. C'è anche la tecnica del pucci pucci, prendete un po' di wasabi e lo mettete nella salsa di soia, così. Quello è proprio è il top, siamo alla milanese. Al top. Siamo al top. Poi lo lasciate pucciato, poi lo pucciate di nuovo con le bacchette, se no vi sporcate le dita. Ok, poi switchate la forchetta, mangiate un po' di riso. Questa cosa è simpatica, è la terza volta che sento la cameriera che dice che è un piatto il suo favore. Piatto? È il suo favorito, il suo preferito. E a tutti lo dice, no? Però è un piatto diverso. E questa faceva ridere. Olè, e per finire abbiamo preso del mochi gelato al green tea e al mango. Vediamo com'è. Ah, ma è un mochi. È tutto mollino. Madonna. Allora. Gusto lungo. Allora, il mochi è, se non l'avete mai mangiato, una specie di robo tondo. Saccottino congelato. Saccottino, però è molliccio. Perché il saccottino è fatto con riso. Perché noi avevamo preso quelli là che è molle. Solo che quello dentro aveva il fagiolo. Ma siccome una tragedia spezzarlo, ora io farò un gesto estremo e poi un filo tutto in bocca. Ok caro Marco, è arrivato il conto. Per questo pranzetto abbastanza leggero abbiamo speso $63. E adesso dobbiamo mettere la mancia. Ma in Giappone si mette la mancia? Allora, quanta mancia gli mettiamo? Non so. Allora, quanta mancia? Se gli lasciamo il 15%, 63 per 15, $9.45. Lasciali 10. No. Va bene. Allora io lascio 10, abbiamo speso $72. Dici da te quanto costa un pranzo così. Ok, allora praticamente questo è tutto. Marco Togni, andate sul suo sito, andate in Giappone, io ci verrò un giorno, insomma. In conclusion, sto sushi non era male, un po' caro secondo me.
Beh, perché stai pagando l'originalità, eh. Che vai che abbiamo preso le birre, abbiamo preso il mochi, abbiamo il mocho, il gelato mocho. Erano tutti giapponesi. Erano tutti giapponesi, che non viene... da poco. Perché qua di solito mettono un messicano, sì, a fare, esatto, sushi. Mettono un messicano. Perché gli messicani, per chi non sapesse, spesso hanno gli occhi a mandorla, perché derivano dagli antichi Maya, no? I Maya sono... E poi le cameriere sono cinesi, tu sei confuso, infatti, non ci capisci niente, vedi questi occhi. Invece io ho sentito subito che questi avevano proprio l'accento di Tokyo. E quindi mi è piaciuto, è bellino. Questo qui è vicino a Jason Daly, che spesso andiamo a mangiare, quindi ci pensiamo. Va bene, allora per il momento è tutto, ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta con un altro cartonato. Chi ci mettiamo la prossima volta il cartone? Non so, è un mistero. Non so. Cena con... Adesso parte subito il nuovo, nuovi video, a cena con un fans nuovo. Potremmo mettere... non lo so, ci penserò. Allora per il momento è tutto, ciao a tutti.